Suglia, numero 1, Pignaritta Cortella, numero 3, Lucia Pignano, numero 6, Oriane Valdezzate, numero 16, Claudia Ciccotti, numero 18, Benedetta Pionna, numero 19, Barbara Latorre, numero 21, Martina Tomaselli, numero 23, Laura Feiersinger, numero 33, Zara Tranzara. Dirige l'incontro il signor Baccarini di Arezzo. Gli assistenti sono i signori Piazzini di Prato e Gerito di Piombino. Il quarto ufficiale è il signor Pina di Coppa. La formazione della Sampdoria. Okay. Numero 1, Amanda Tampieri. Numero 6, Alice Benoit. Numero 7, Sara Uscieri. Numero 8, Rachel Custieri. Numero 10, Tatiana Sena. Numero 13, Elisabetta Oliviero. Numero 14, Aurora Beretta. Numero 21, Cecilia Re. Numero 22, Eva Schatzer. Numero 30, Veronica Batterani. Numero 67, Michela Giordano. In panchina, a disposizione del tecnico Salvatore Mergo, numero 12, Ertug Capresma, numero 3, Chiara Marenco, numero 9, Asia Dragonzi, numero 11, Nora Eon, numero 15, Alice Sondergaard, numero 23, Erika Pisani, numero 24, Silvia Rosignoli, numero 27, Stefania Carezzi, numero 28, Nicola Lazzari. Sampdoria Roma, si gioca la quinta giornata del campionato Serie A femminile eBay, una Samp che sfida una delle favorite al successo finale, la squadra campione d'Italia in carica che vuole confermarsi in vetta alla classifica. Ha fatto 4 su 4 nelle prime 4 uscite, una Roma che ha battuto Inter e Milan, oggi sfida una Samp che ha trovato la vittoria contro il Napoli nell'ultima giornata per 2-0, un match da non sottovalutare, per parafrasare le dichiarazioni di Alessandro Spugna, che oggi fa un po' di turnover, una Roma che è impegnata ovviamente in quello che è il triplo confronto, la Coppa Italia, il campionato e la Champions League. È l'unica squadra che rappresenterà l'Italia nella UEFA Women Champions League. Venerdì sono stati sorteggiati i gironi, non è un gruppo semplice quello della Roma, sfiderà Bayern Monaco, Ajax e Paris Saint-Germain. L'obiettivo ovviamente è fare meglio di quanto fatto nella ultima e tra l'altro prima stagione in Europa, ovvero i quarti di finale contro il Barcellona, che poi ha vinto il titolo. Roma che ha demolito il Vorskla nella doppia sfida per arrivare alla fase a gironi. Ci sarà modo ovviamente di pensare a quelli che sono i prossimi impegni, di certo è un calendario molto molto fitto, per questo motivo oggi fa un po' di turnover Spugna, sa quanto è importante non solo gestire energie ma anche valorizzare tutte le ragazze a disposizione, tutte le ragazze fanno parte del gruppo. Ad Amsterdam
Samba, gli altoparlanti del Piola, una Samp che arriva con tanta fiducia a questa sfida che non può essere etichettata come inepossibile. Di certo la Roma è la squadra da battere, ma ci sono state come tante sorprese in questo inizio di stagione, soprattutto sicuramente il cammino del Como che ieri ha vinto all'ultimo minuto il match contro il Sassuolo grazie al gol di Benedetta Ursi, l'autogol di Benedetta Ursi, con Como che è salito a 10 punti, la Roma ne ha 12, prima ovviamente di questa sfida contro i 3 della Samp. Gli obiettivi sono diversi, da una parte la conferma del tricolore, dall'altra la salvezza. La carica da parte di Oliviero, che terrà larga a sinistra, cambia qualcosa magari rispetto a quelle che erano insomma le indiscrezioni della vigilia, soprattutto nel reparto difensivo, ma di certo una squadra che è stata scelta per giocarsela a viso aperto contro la Roma, che ha davvero tanto tanto talento a disposizione, mentre questa è la squadra arbitrale, guida Lorenzo Macciarini di Arezzo, Piazzini e in genito sono gli assistenti. Pina è il quarto ufficiale di gara, la foto di rito per la Samp e Celte. Partiamo dalla Roma, davanti a Ciasa, la principale novità, gioca lei, non Corpela che parte da panchina, Bartoli e Aig Bogun sono sugli esterni in difesa, Minami e Linari le due centrali, Greggi con Magai e Giuliano non si toccano in mezzo, Hove insieme a Bian e a Giacinti, dall'altra parte Samp con 4-3-2-1, Tampieri, Derita, gioca Benoit con Re e Oliviero, Giordano, Uscei, Schatzer in mezzo, Battelani e Tati a supportare Cuscheri, anche se dovrebbe giocare alla lunga Tati, l'ex pomigliano, da attaccante centrale. Sta per iniziare il match, sarà la Samp a muovere il primo pallone di questa partita, fare puntati su Valentina Giacinti, protagonista come in questo inizio di stagione, tra l'altro oggi fa 50 con la maglia della Roma. Manca solo l'ok, sta per arrivare, sta per iniziare il match. Sono Tati sul punto di battuta. Via, si parte col primo pallone gestito dalla Samp. All'indietro. Lo tocco per Benoit, poi la conclusione. È arrivata però la segnalazione di offside. Accompagna spesso volentieri anche Schatzer le occasioni, le azioni offensive della Samp. Una ragazza molto interessante arrivata in prestito dalla Juve. Minami. Palla lunga a cercare Bion. Cacinti anticipata. Proprio Schatzer intercettato sotto corner verticale. Ove Giacinti, arriva il cross esattamente dove ci sono i guantoni di Amanda Tampieri. La Roma che, ottimo lavoro di Betty Bovagnoli, alzate come l'asticella negli ultimi anni valorizzando giovani italiani come Grigi, ma investendo anche bene le pedine importanti per alzare il livello a livello qualitativo ma anche di esperienza internazionale. Inari, Minami, Saki Kumagai. A proposito di profili di un certo spessore, Bianco con la buona giocata, Greggi, zona tiro, ci pensa, arriva la conclusione un pochino più complicata la parata di Tampieri, ma nulla di così preoccupante. Di certo è 1,50 già due mezzi tentativi da parte della Roma, conclusione di Greggi ben controllata.
Minami all'indietro, un pallone non semplice per Ceazar che deve velocizzare il rinvio, mette il fallo laterale. La concentrazione quella che ha chiesto Spugna, la consueta dichiarazione premece. Oliviero, niente Tati, gioca corto da Uche. La recuperata della Roma, come subito il cambio di lato, qui un po' troppo frittolosa la norvegese. Arriva un fallo su Oliviero. Giacinti sgambetta in maniera involontaria la vice capitana della Samp. Tati prova a prolungare, non riesce a trovare compagnie. Minami, Linari a dirigere le operazioni. Giuliano per Giacinti, aspetta Benoit. Giacinti a cercare l'inserimento di Ove che era arrivato, sbagliata la misura del passaggio. Chip di Sacchi Kumagai in verticale per Giacinti, bandierina che si alza, dice di no Valentina Giacinti. Il calcio di punizione per la Samp, difficile dire da qui, è arrivata subito la segnalazione. Tampieri a cercare Giordano, con anticipo di Derita sulla corsa per Derita, si sì, veloce ma non ha un motorino sotto i piedi. La segna del 2-0 di Napoli. Kumagai si fa dare ancora il pallone. Linari, Giuliano tra le linee, si sposta, riceve Greggi, salta proprio sul segno a destra, cercata invece Agbogun che è arrivata di fatto al limite dell'area di rigore. La Svizzera che gioca oggi terzino sinistro, ma Linacci soprattutto come attaccante esterno. A proposito di attaccanti esterni, Bion riceve all'indietro, Bartoli, cross per Giacinti, palla che resta lì, Greggi prova a infilarsi, Greggi poi Giacinti, non vale. E ancora una volta al di là di tutte, gli attaccanti di Milano e Fiorentina tra l'altro. Buona Emilia! Questa è la parte finale, con Greggi e Giacinti a quel punto è in offside. Linari, sì, Hazard reclama il pallone, Linari con grande astuzia porta a casa la rimessa laterale. Ove pronto a sgasare, fa cambiare via Giuliano, Bartoli va dentro, Vian cerca Bartoli, palla che danza per un attimo lungo la linea laterale. Poi di nuovo Roma, ma con le mani stavolta. Giacinti, tutto buono, palla per Giuliano, Kumagai non calcia, Agbogun, Ove, la Roma forse si specchia un po' troppo, ha avuto per due volte la possibilità di andare al tiro. Agbogun a lottare, fisico, per riprendere il possesso. Linari, Minami, Greggi,
Ove è in ritardo nella copertura Derita. Ove prova a passare, Derita rimane immobile, forse viene anche caricata, non secondo il direttore di gara. Ove allora si ferma, cross, secondo palo alla liberata Giuliano, di nuovo Roma, Ciampa che non riesce a ripartire. Bian, cross respinto sull'attacco da parte di Oliviero. Linari, Kumagai, e Giacinti, forse trattenuta, si gioca, possesso Roma, gregge in buca centrale per l'inserimento di Giuliano, fa due passi avanti Tampieri, arriva a prendere il pallone. Piedi Ducati da parte della ragazza cresciuta in casa. Giuliano, prima di Schatzer. Ove passa sul sinistro, poi col sinistro per Giacinti, deve arrivare Oliviero a fare la diagonale. In grande difficoltà la Sampi questi primi 8:40, primo corner della partita per la Roma. Si muovono le saltatrici, Giuliano a disegnare, nessuna sul primo palo, chiama lo schema l'ex giocatrice del Milan, c'è un richiamo. Cosa da chiarire per il direttore di gara. Palla che arriva dentro, colpo di testa a liberare. Ove prova a rimetterla, il lavoro tentato da Giacinti, buscata ancora una volta in offside con Bartoli. Che si spiega con Benoit. Questa è la parte finale, più che Giacinti e Minami che ostacola Valentina Giacinti. Tati lavora male, risponda ancora Roma, Kumagai, Minami pulisce. Linari, Agbogun, Giuliano va in verticale a cercare Ove, Derita in vantaggio, palla rischiosa ma comunque tocco riuscito per Tampieri. Ancora Derita, cercata ma non trovata Schatzer. Ove, il cross per il colpo di testa a palo, Giacinti si getta successivamente sul pallone. Che occasione per la Roma, un inserimento da parte di Giuliano. Giacinti, non c'è tempo per vedere quello che è successo. Agbogun va sul sinistro, alto cross che arriva spedito in fallo laterale, con l'acqua alla gola la Samp. Questo è il cross, arriva Giuliano col colpo di testa e poi Giacinti non ha il tempo per spingere qui Giuliano con un tocco sbagliato. Derita prende un po' di fiato anche per sgonfiare un po' la Roma. Linari, lavoro a parte di Kuschieri. Tati, suolata, la due addosso, giocata di Tati.
palla lunga, Ciazar la chiama tempestivamente con l'uscita. Bartoli. Comagai. Giuliano per Viana, una buona idea con Oliviero, sorpresa. Viana può andare in uno contro uno, il cross lungo sballato da parte della canadese che ha vinto l'ultima medaglia d'oro alle Olimpiadi di Tokyo. Canada che ha battuto in finale la Svezia. Tampieri, Tati prolunga, non può arrivare Giordano. Linari torna a costruire l'ex Lione, il Bayern Monaco. Kumagai, carriera tra le tante coppe, 5 Champions, anche 2 rigori decisivi segnati, quello del Mondiale 2011 vinto dalla Nadeshiko, la Champions vinta da Lione con il Wolfsburg nella finale di Reggio Emilia. Giocatrice totale, arrivata in Europa soprattutto per fare la centrale di difesa, è diventata un ottimo centrocampista centrale. Vabbè, punta di Rita, cross secondo palo per Vian che prova a inzuccare, viene ostacolata, solo a toccare, non a indirizzare. Da esterno a esterno, il risultato però non è quello sperato per la Roma. Tati finisce in sandwich, poi Giordano. Minami in maniera giudicata corretta. Agbogun non può arrivare, Derita sì. In verticale per Tati, bandierina che si alza immediatamente. C'è però fallo su Derita, per questo si ripartirà col possesso Samp con la punizione per la ragazza di Mango. Non aveva capito inizialmente Linari. Pronto a battere Battellani. Balla che diventa buona per il destro di Giordano. All'improvviso la Samp con Giordano che non ha trovato la porta. Era un'ottima occasione. Lavoro parte di Tati, la perde Linari quando si accorge di Giordano, è troppo tardi. Fortunatamente per la Roma, il destro è sopra la traversa. Kumagai, Linari torna a costruire una squadra giallorossa. Bartoli perde contatto col pallone. Re, Minami manda fuori fase. Tati, Linari, Giuliano, Giacinti usa ottimamente ancora da Re. Schatzer, intervento regolare. Cuscheri, anzi su Battellani, punizione Samp che vuol dire respirare.
Re con il pallone lungo, regia anticipata. In verticale Agbogun riesce ad arrivare comunque prima Piderita. Tati Chazer riparte all'indietro. Re Benoit, pallone lungo, Minami evita complicazioni, preferisce mettere in fallo laterale. Indicazioni di Mango. Tati, il cross con Cheazar che valuta bene il rimbalzo, arriva prima di Giordano. Minami, brutta palla centrale, Schatzer, Giordano cerca spazio sull'esterno, ne ha due addosso senza commettere fallo. Giuliano sotto gli occhi attenti di Piazzini, che ha scelto di segnalare solo la rimessa laterale. Ancora la Roma, sempre con le mani qualche metro più avanti. Agbogun, Giuliano per Giacinti, mezzo a due, chiusa giù Giacinti, si gioca Ove. Giacinti resta a terra con Uscè, alla fine viene interrotto il gioco, si arrabbia col direttore di gara Valentina Giacinti. Questo è quello che è successo nel contatto con Cecilia Re, alla peggio Valentina Giacinti. Questa è la panchina della Roma, ci sarà sicuramente spazio per qualcuna. Roma che tra l'altro è la squadra che ha segnato più gol con giocatrici subentrate, 5 solo in Europa. Real Madrid ha fatto meglio con 7 gol dalla panchina. Ove dovrà restituire il pallone alla Samp. Ci avviciniamo alla metà del primo tempo, meglio la Roma, ma la Samp ha avuto una grande occasione con Giordano che non ha sfruttato. Cercata Tati, Chazer intercetta, cross lungo con la traversa a salvare la Roma, non è finita. Derita la rimette dentro, niente greggi, Bartoli così così. Poi arriva un altro tiro, c'è Hazard. Doppia occasione per la Samp. Ove, Giuliano, tocca Derita. Arriva Giacinti. La prendo io, la prendi tu, la prende Giacinti. Ove, Schatzer. La rallenta, Ove viene dentro il campo. Chiusa con Magai, può allargare. Lo fa. Bartoli, Kumagai, Greggi, palla larga, il cross a cercare Giuliano, Chazer
Di nuovo Vianna si accontenta di ripartire dalla bandierina. Calcio l'angolo per la Roma. Questo è il tiro cross da parte di Kuschieri dopo la parata di Ciasar. Corner battuto corto per muovere la difesa della Samp, poi Ove sbaglia la conclusione, la ripartenza della Samp con Greggi in ritardo, giallo per lei, un fallo su Oliviero probabilmente inutile, si era allungata, pallone Oliviero. C'era Agbogun in netto anticipo. Ove. Controlla il pallone. Non può andare da Greggi. Tanta densità di maglie Samp in mezzo. Cambio di lato. Bartoli deve ripartire con calma, criterio. Soprattutto pazienza la Roma. Sacchi Kumagai. Agbogun, bandierina che resta giù, fermata. Ancora la Svizzera. Ove chiusa. Schatzer. Lunghe le vie apertati. Minami sistema. E riparte. Linari. Minami ancora dalla centrale azzurra. Kumagai. Linari. Giuliano, Minami, larga Bian, servita, non può crossare perché il controllo è imperfetto, ancora la canadese che cambia idea, lascia l'incarico della battuta a Bartoli. Tati, dopo pallone messo fuori, non c'è fallo su di lei. Minami, Kumagai, palla morbida per Giuliano. È arrivato un fischio, buona copertura difensiva da parte di Cecilia Re. Sarebbe da indicazioni a Benoit. Schatzer, palla verticale a cercare Kuschieri, c'è Hazard. Ancora una volta molto attenta, è arrivata comunque la segnalazione di offside, il fischio a punire Kuschieri. E qui Linari si è presa un rischio nella partita quasi al limite, attaccante di Malta anticipata, altro corner per la Roma. Thank you.
Si formano le coppie. Ancora una volta interviene il direttore di gara. Questa volta ce l'ha con Giacinti. Giuliano, palla dentro, un colpo di testa da parte di Sacchi Kumagai. Tappioli se la ritrova lì. Capito, testa a spalla Kumagai. Tati, Toschieri, l'imbucata con Ceasar, questa volta con i piedi, la posizione era buona da parte di Battellani. Toschieri, Giordano, lotta Battellani, questa volta no, non può controllare la numero 30. Minami, Linari cerca Agbogun che passa, poi prova la conclusione. L'idea non è malvagia, è Tampieri che però blocca. Continua a chiedere ordine Mango. Giordano usce. Toschieri ancora una volta è in offside. Attaccante che ha vestito anche la maglia della Lazio in Italia, Minami per Bion. Punta Oliviero che non la fa passare. Tati lavora splendidamente all'indietro, poi Linari lascia Bartoli, ancora Tati. Passa, gioca con il tunnel, applausi strameritati per Tati. Ragazza che ha mezzi tecnici davvero interessanti, come aveva già fatto vedere in Italia Pomigliano. Ole, tra l'altro su Sacchi Kumagai. Pallone morbido, Giuliano a chiudere. Benoit, no, spedisce ancora là davanti. Linari. Agbogun, Greggi, Linari, Kumagai, Minami, è più lenta la manovra della Roma in questa fase, 31-20, sempre 0-0, Minami, Giacinti, chiusa Giuliano, allarga da Ove, si muove alla grande su Giordano, Agbogun, poi ancora Ove. Era una scelta prevedibile, allora la Roma cambia modo, attacca centralmente, Greggi. Cross che arriva, riesce ad allontanare Battellani. Tati, spinta, altro calcio di punizione guadagnato e altri applausi.
Tampieri ha tutto il tempo che ha a sua disposizione prima di allontanare Linari. Giacinti, controllato ottimamente da Cecilia Re. Magari poi Tati la mette giù, arriva al limite Tati, c'è Hazard con la manona sinistra a cancellare l'1-0 Samp. Che bella azione della Samp, c'è sempre Tati nelle situazioni più interessanti e pericolose. Qui chiede il triangolo e la restituisce Usce, invece Hazard risponde alla grande. C'è anche il primo corner della partita per la Samp. Affidato a destro di Battelani, il cross, palla che attraversa quasi tutta l'area di rigore, anticipata Schatzer e poi un fischio, fallo in attacco. Comagai per Viana, pallone troppo ambizioso. Tampieri sbaglia il rinvio, non riesce a tenere in campo Cruscheri. Giacinti si ferma, cerca lo spazio per il cross che arriva esattamente dove c'è Tampieri. Sono due palloni in campo, per questo interrompe il gioco il direttore di gara. Bartoli, Ovega, passata a destra con Vion lungo la corsia opposta. Linari, Bian chiusa la copertura di Re. Giordana a lottare, Schatzer a infilarsi, poi in scivolata prima la compagna nazionale Greggi. Il possesso torna però tra i piedi delle giallorosse. Greggi sbaglia il tocco per Bian. Di testa Kumagai. Tati, Oliviero prova una conclusione che non crea danni a Cesar. Palla verticale, Giacinti la lascia rimbalzare, poi torna sul sinistro, prova la conclusione ed è super Tampieri a mettere in calcio d'angolo. Sembrava aver perso l'attimo buono per fare male alla Samp. Giacinti è riuscito a costruirsi un tiro comunque insidioso, comunque pericoloso. Corner numero 4 per la Roma. Giuliano tagliato, Tampieri con i pugni, poi Ove colpisce molto male.
questa la parata con la mano sinistra. Fumagai, poi Giuliano spoglia, prova a recuperare Schatzer, rimpallo con Giuliano e prova a ingannare il direttore di gara. La rimessa è per la Samp. Greggi, Linari, palla lunga per Giacinti, De Rita, poi Ciazzera, rinvia dove c'è Kumagai che addomestica Greggi. Minami, Bartoli, sempre lì la Roma sulla tre quarti, brutta palla per Greggi, usce Kuschieri, Minami l'aspetta, Kuschieri la punta e passa alle spalle Oliviero, accontentata, testa alta, il cross che arriva a cercare Tati, traversa la seconda per la Samp, poi conclusione da fuori da parte di Usce sul fondo. Che bella Samp! Azione costruita magnificamente, questa è la parte finale con Oliviero che la mette sulla testa di Tati, si salva la Roma. Agbogun, Minami, ancora a costruire l'ex Urawa Reds, le squadre prestigiose la J-League femminile, campionato che non c'è da tanti anni a livello professionistico. Bartoli, Giacinti, poi Giuliano, Samp che non riesce a ripartire. Ove arriva il cross tagliato, Schatzer ben posizionata, poi Tati non riesce a controllare, Greggi là davanti per Giacinti, lascia rimbalzare e brava Cecilia Re a metterci la testa, a spedirla in calcio d'angolo. Giuliano, pallone a cercare un colpo di testa di Bion, Agbogun, Linari, Ove, altro cross, mette in campo Kuschieri, da un calcio, mette in fallo laterale. Agbogun, Ove, chiusa Schatzer, tentativo respinto, Kumagai, Greggi, due tocchi, no, perché si ferma, più tocchi, il risultato è comunque Minami. Bian, Bartoli, controllo e conclusione respinta, Tati con il corpo, buon lavoro a parte di Tati. Kuschieri, la solita Oliviero a regalarle la soluzione lungo la corsia di sinistra, Giordano in mezzo,
Olivero ci ferma il cross con Agbogun, invitata a prolungare, lo fa mettendo un calcio d'angolo, piccolo gesto di stizza da parte di Cesar. Si muovono le torri. Chasser, secondo palo, colpo di testa, il salvataggio sulla linea. Linari decisiva, a dire di no ancora una volta alla Samp. Terita, tra poco rivedremo tutto. Linari, Kumagai, Giuliano, Giacinti, intervento duro, arriva anche il cartellino giallo per Cecilia Re. Dopo Greggi la seconda ammonita di questa partita. Questo è il fallo, prende anche la palla, il solo evidentemente. Questa è l'occasione, è proprio Morè che va a colpire di testa. Linari salva. Da lì, attenzione al destro di Manuela Giuliano. Distanti dalla porta di Tampieri, ma Giuliano può trasformare l'impossibile in possibile. 45-10. C'è invece tocco morbido, intelligente. Girata di Bartoli, centra Tampieri. Una novantina di secondi. Bartoli, Bian, Porto, Greggi all'indietro a Minami, c'è il tempo per provare a imbastire un'ultima azione offensiva. Agbogun, Magai, Greggi si avvicina. Bian, Greggi, Linari, zona tiro, prova la conclusione! E che gol di Linari! Fantastico! 1-0 Roma! Ma questo è un gioiello da parte di Linari, una che non è abituata a fare tanti gol, ne segna uno così! Non si prende mai questo sinistro, mai mai mai. Linari, 1-0 Roma, wow, che gol. Gol fantastico da parte di Linari. La Roma sblocca un match molto molto scorbutico, molto molto complicato. Giuliano, Derita con le mani,
Agbogun fischia due volte, il direttore di gara si va a riposo sull'1-0 Roma, ma è successo davvero di tutto in questa prima parte di Sampdoria-Roma. Partiamo dalla fine, dal gol di Linari dalla distanza, che ha permesso alla Roma di andare negli spogliatoi in vantaggio. La Samp ha colpito due traverse, anche la Roma ha avuto le sue occasioni, ha colpito un palo con Manuela Giuliano. Insomma, ci siamo divertiti, l'auguro che possa essere un secondo tempo. Tra poco faremo un passo indietro, andremo a vedere quello che è successo nei primi 45, a rivedere le emozioni di un primo tempo molto molto entusiasmante. Con la Roma che vuole rispondere alla Juve che è passata in casa della Fiorentina grazie al rigore di Cristiana Girelli a 13 dal 90esimo, dopo che Catena aveva pareggiato il vantaggio della solita Berenstein. Juve al momento con 15 punti, gli stessi della Roma. La Roma a giocare il secondo tempo, il primo parte con questo lavoro di Giacinti, ove Giuliano con il colpo di testa, non esattamente la specialità della casa, il palo dice di no alla Roma. Samp che risponde con questo lavoro di Tati per il destro di Giordano, si coordina bene ma colpisce male, non è un caso però. Occasione per la Samp, il tiro cross da parte di Olivieri, una palla che finisce sulla versione che c'è Hazard allontana dalla porta. La Roma risponde con Sakiku Magai, prende bene posizione in mezzo al traffico, non riesce però a fare male a Tampieri. Ancora Roma col pallone in verticale, Giacinti qui sembra perdere l'attimo, ma le grandi attaccanti riescono a costruirsi dal nulla una conclusione pulita. Sembrava Tampieri ad alzare sopra la traversa, dall'altra parte sgasa ancora Oliviero, testa alta, il cross per sulla traversa. Roma che si salva, ancora Samp con Schotzer, Re prende posizione, Linari salva sulla linea, di fatto è il primo dei due gol di Linari, questo salvataggio vale un gol, questo destro invece, questo sinistro perdono, questo vale proprio un gol. Conclusione che finisce sotto l'incrocio dei pali, sorpresa Tampieri, ma francamente poche responsabilità. E avanti la Roma all'intervallo, ci prendiamo una pausa poi qui per il secondo tempo. Linari si confronta con Cesar, si riparte senza novità di formazione né da una parte né dall'altra. Manca il pallone, arriva ora dalle parti di Giacinti. Manca solo l'ok da parte del direttore di gara, poi ripartirà Sampdoria-Roma con Valentina Giacinti sul punto di battuta. Ultimo check con il suo staff per Maccarino. Samp ancora con Tati,
al centro dell'attacco, si riparte con il pallone lungo a cercare Uve. Buon lavoro da parte di Derita, calcia su Uve. Fatti, poi Greggi va a difendere all'indietro. Kumagai, intelligente con il movimento, viene anche pallone largo. Valentina Giacinti, Chiazara, Linari, Kumagai, ancora Linari, sceglie la soluzione lunga anticipata, Aikbogun. L'ultimo tocco è di Koscheri, cambia idea direttore di gara. Bogun che si è messa a destra in questo inizio di secondo tempo, vediamo se solo momentaneamente oppure no. La chiusura di Cecilia Re. Cambiato qualcosa la Roma perché Bartoli sempre a destra, si allacciano Giacinti che commette fallo. Ovviamente queste non sono le immagini di quello che è successo, la parte finale. Ha preso un colpo alla testa, credo Benoit, no, uscì. Il contatto con Valentina Giacinti, per questo gioco è fermo. Palla giù anche Giacinti, forse cadendo, colpisce con il piede in maniera involontaria Uscè. Non sembra essere nulla di grave. Uscè dal campo, centrocampista, passato anche dall'OM in Italia, Napoli, Fiorentina. Tampieri, salta Kumagai, solita Giacinti, questa volta c'è il fallo di Cecilia Re. Punizione per la Roma. Giuliano, Kumagai. Bartoli, pallone a cercare Valentina Giacinti, prova ad andare su destro, poi viene fermata, una ripartenza di Giordano. Schatzer all'indietro, lancio troppo profondo per il movimento da parte di Battellani.
Bartoli. Kumagai sbaglia. Koscheri. Agbogun solo per un attimo. C'è spazio per Oliviero. Lo spazio c'è, il tempo no. Parte al di là di tutte. Al numero 13 della Samp. Bartoli. Collinari e Minami che è passata a centro-sinistra. Agbogun a destra. Bartoli. Linari. Colpo di testa da parte di Benoit. Palla che non viene tenuta in campo da Oliviero. Bartoli. Bian. All'indietro non c'è Kumagai. Tati non può raggiungere. Il tocco per lei. Un po' di polemica. Il pallone che Bartoli deve andare a prendersi. Bian a cercare Agbogun, ancora Bian, passa centralmente, Bian l'imbucata, Schatzer molto brava, Tati anticipata da Minami. Agbogun, Greggi, Linari, scambia con Ciasar, di nuovo il portiere tra l'altro del Brescia. Greggi. Minami. Prove. Roma costretta a muoverla da dietro. Bian, Giacinti può allargare per Agbogun. L'idea è quella. Passaggio però decisamente errato. Tati. Giù, non c'è fallo. Oliviero, su di lei invece c'è sì, di irregolarità da parte di Agbogun. Batte Benoit in verticale, ha cercato inserimento molto complicato Giordano. Agbogun con il destro lungo linea per Bian, si allaccia a lei Benoit, la rimessa è per la Samp. Oliviero. Tati, ancora Oliviero. Tati non controlla. Prova a scappare via Giordano. L'aspetta Bartoli. Giordano sterza sul destro. Oliviero si coordina, il cross arriva, interessante, secondo palo per inserimento di Schatzer, palla spedita fuori, Rove sarà in copertura, contro cross di Derita, esattamente dove ci sono le mani di Ciasar. Meno entusiasmante questo inizio di secondo tempo.
Giuliano. Niente Ove, centralmente la solita Saki Kumagai, ignorata. Speciale, poi fallo. Su Battelani. Siamo già dall'altra parte con il cross, superata a Tati. Coscheri non può raggiungerla. Linari, c'è Hazar sull'attacco di Tati. Sbaglia completamente il rinvio. Derita la mette male in mezzo per Coscheri che si era avvicinata. C'è un po' di, non dico confusione, mancanza di tranquillità nella Roma. C'è Hazar. Linari sceglie la soluzione lunga. Viene fermata Giacinti. Tati la sistema, cerca Sombrero. Kumagai di gara, la sgambetta. Kumagai sembra dire, ma tutta sta scinata. Occhio al calcio di punizione affidato alla destra di Battelani. Che andrà in porta. Conclusione forte, c'è Hazar in due tempi. Ma riesce a fare la sua. Linari, Minami, ancora Linari, Bartoli, non sembra funzionare il nuovo assetto tattico della Roma. Linari, Bian, Giacinti tocca solamente, Kumagai da terra, Schatzer ottimamente, Tati imbucata con Minami. Deviazione che arriva comodamente alle parti di Chiazer. Kumagai di ritorno da Ove. Accelera Ove. Cambio di lato per Giuliano. E attenta Oliviero. Chiazer. Tati. Linari la sposta. Tati lavora splendidamente di sponda. Di ritorno da lei il tocco di Usce. E prende posizione in mezzo. Tati cerca ancora Usce. Rovescia. Giuliano allontana, poi Vian, Giacinti per Vian. Mondo! Eccolo il 2-0 Roma, ha segnato Vian sulla palla deliziosa di Giacinti. Venite qua, dice Giacinti, l'abbraccio di gruppo. In un momento molto complicato della partita, la Roma trova il più 2. Brava Giacinti a servire Vian. Re non ha l'accelerazione di Vian. Davanti a Tampieri, la batte con il sinistro. Samp 0, Roma 2. Dopo Linari segna Vian. Fuori Ekbogun, dentro Di Guglielmo. Fuori anche Greggi.
dentro Fire Singer. Dentro l'austriaca. Un passato a Francoforte. Diventato nel 2017 Eintracht, dopo che per anni ha dominato il calcio tedesco sotto il brand di FFC Francoforte. Coscheri, palla rischiosa all'indietro, Giacinti si getta, la recupera Giacinti, uno contro uno, Giacinti al minuto 62, la firma anche di Giacinti, poi qui un brutto gesto da pallone, giallo anche per Giacinti, francamente non capisco il motivo. Giacinti nel giorno delle 50 presenze in maglia giallorossa, trova la firma, forse la parola fine sulla partita. Qui sbaglia completamente Benoit il movimento, Giacinti davanti a Tampieri, là in pallina, poi Giacinti credo voglia esultare con il pallone. Benoit non la prende bene, vuole riprendersela per ripartire rapidamente. Da lì la tensione con i due gialli. Ammoniti anche i due allenatori, Mango e Spugna. Tra l'altro nervosismo ingiustificato. Tre a zero Roma. Si riparte con il recupero della Roma. Giuliano, Giacinti arriva al cross esattamente dove c'è Tampieri che tiene la posizione. Calma quello che chiede Mango. Un match ancora lungo. Poi il Singer. Ancora l'austriaca. Suo papà è stato un centrocampista negli anni 90 del Borussia di Dortmund, soprattutto. Viene a calcistico per Peierzinger. Coscheri. Chatter. Giuliano senza commettere fallo. Cercata Bianco, l'imbucata troppo timida. Usce. Kumagai. All'indietro Giuliano. Linari. Singer. Min.
attacco Magai. Un anticipo da parte di Oliviero. Allontana Tampieri. Allungarsi. In mezzo c'è Giacinti. Vian cerca e trova Giacinti. Con la doppietta Valentina Giacinti. Da lì non può sbagliare. Cala al poker la Roma. 4-0 due volte. Giacinti. Dopo il gol assist per Vian. È in ritardo ancora una volta Benoit. Giacinti con un pallone con su scritto spingimi. Non si fa pregare. Fuori Cuschieri. Dentro Bragonzi e anche Erum. Che andrà a mettersi probabilmente dietro al posto di Benoit. Si riparte. Palla lunga Bartoli. Di Guglielmo. Buon lavoro a parte di Battellani. In verticale. C'è un'altra segnalazione di fuori gioco. Cambia ancora la Roma. L'offside è stato segnalato, ma riparte probabilmente con il possesso Samp, perché c'è stato un tocco del direttore di gara. Prima però i cambi. Fuori Giuliano. Dentro Tomaselli. Ragazza molto santo anche Kramzer. Al posto di Giacinti. Dentro la slovena, 17enne. Colpo di testa a parte di Minami. Bian. Tomaselli. Ancora da Tomaselli. In ordine. In ordine. In ordine. Kamsar. Voleva Kuma. Derita. Cercata Oliviero. Kumagai rallenta Battellani. Ferma la Samp. Linari. Kramzer. Minami. Ultimi 20 da giocare. 4-0 Roma. Risponde così alla Juve che è passata sul campo della Fiorentina. Tomaselli. Kumagai. Molto vicino a Bartoli. Palla morbida
a cercare l'inserimento di Tomaselli. C'è Ove che riesce a tenerla in campo, poi il rimpallo non è, è d'aiuto. Chatter. Piersinger. Kramzer. Non riesce a passare con un rimpallo. Testa alta. Surplus. All'indietro. Ove. Minami. Linari. Minami a cercare Bion. Arriva la chiusura di Derita. Ove non trova Kramzer. Prova a ripartire a Samp. Con Bragonzi viene fermata. Linari la chiama Kumbagai, si va con il pallone alto, controlla Tomaselli, nemmeno Kramzer. Tampieri direttamente in fallo laterale. Bartoli. Bian. Col sinistro lavora per Piersinger. Kumagai, due tocchi. Tomaselli. Ove. Si accentra, se l'allunga. Non riesce ad andare da Kramzer. Giordano. Cambio di lato per Bragonzi. Punta Bragonzi all'indietro, resiste Giordano che prende forse un colpo. Minami sbaglia il rinvio, poi Linari la mette in fallo laterale. Poteva forse andare subito in verticale. Ha toccato Oliviero per ultima, no, la rimessa è per la Samp. Da lontano, tentativo di Battellani. Tomaselli, Bartoli, Linari. Con calma, lucidità, la Roma da dietro. Minami. Ma Kumagai. Ove. Piersinger. C'è vicino Kramzer. Non passa la Roma con Ove. Kumagai. Dentro per Kramzer. Ma arriva il cross sul secondo palo di Guglielmo. Non riesce a trovare il tempo per inserirsi. Guglielmo che si è dato due gol in Champions. Qui palla buona per Piersinger. La sistema, poi cerca l'angolo alla destra di Tampieri, colpisce male.
E vantaggio Bartoli. C'è Asara con un pallone brutto, quello di Bartoli. Tati. Schiazzer. Prova bene Tati. Linari in maniera energica, giudicata irregolare. Punizione per la Samp. Potrà riprovarci Battellani. Mette 3 in barriera Chiaser, ci riprova Battellani. Calcia col destro Chiaser. Le nega il gol con un grande intervento. Anche oggi si è confermata all'altezza Chiaser. Con i piedi Cesar. Schiazzer anticipa Kramzer. Poi ancora usce corto. Schiazzer in verticale per Bragonzi. Si chiude la Roma. Ancora Schiazzer. Cross di De Rita, c'è Asar. Baragonzi all'indietro per e Roma va lungo Linari, rovescia poi Tati, c'è fallo su Tomaselli, Roma che ovviamente può nella Serie A, ci sono gli impegni dell'Italia Nations contro Spagna a Salerno e Svezia a Malmo 27 e 31 di ottobre. Non mancano ovviamente le giocatrici della Roma presenti nella lista di Soncin, da Bartoli, di Guglielmo, ovviamente Linari, c'è anche Tomaselli nel gruppo molto allargato, non c'è invece Serturini per un problema muscolare che ha fatto saltare questa sfida, rimediato in Champions. Ci sono ovviamente Benedetta Liona e Valentina Giacinti, non Serturini che era stata inserita, ma ovviamente per ragioni fisiche non può rispondere alla chiamata. Battellani, colpo di testa a liberare, Kramzar è chiusa da Re, con l'esperienza qui brava a fermare la Roma. Di Guglielmo vuole il pallone, Bartoli la va a cercare, la trova, poi l'intervento regolare sulla sfera da parte di Oliviero. Kramzar si incarica della battuta. C'è Viana che
litiga con Oliviero, invitata alla calma al numero 13 della Samp. Scelto il primo palo, alla che resta lì, è andata Bartoli a cercare la deviazione vincente. Nuovo giro della bandierina per la Roma. Palla invece nell'area piccola al secondo tentativo di Kramzar, che passa sul sinistro, arriva al cross Bartoli, Kramzar, pallone sul secondo palo, un contatto dubbio, si gioca a conclusione con deviazione, si salva la Samp. Torna a collezionare corner la Roma. Vian continua a lamentarsi con il direttore di gara. Cross, secondo palo per Kumagai, anticipata. Firesinger può solo toccare. Non filtra l'idea di Oliviero. Rove. Minami. Magari Bartoli limite, non imbuca, pensa al tiro, va da Di Guglielmo, palla che resta buona per Kumagai, che non riesce a trovare un tentativo pericoloso. Chiusa a partire, che poi è brava a schermare. Di Guglielmo non trova Kramzar. Tomaselli. Altro cambio, fuori Ove, dentro la torre. Ha trovato il primo gol in buona prova quella di Juve, soprattutto nel primo tempo. Firesinger. Kumagai lascia Minami. Kumagai. Cercata Vian. Il cross per Kramzar, anticipata. Arriva Bartoli, anche lei anticipata, raccoglie però Kumagai. Voleva una tra la torre Kramzar. Minami. Tomaselli. Ha provato a far passare Firesinger. Linari con calma, autorità. Minami. Di Guglielmo. Ultimi 5 da giocare. Più recupero. Roma 4, Samp 0. Bartoli. La torre.
Kumagai, funzionale davvero l'8 della Roma. Minami, La Torre, finta all'indietro, Tomaselli, Bartoli, il cross a cercare Kramzar, poi il fallo sulla Torre, giallo per Battelani. Un calcio di punizione per la Roma. Due sostituzioni. Ora. Basta! Altri cambi in arrivo. Dentro Marenco. Fuori Battelani. E dentro anche Sondergaard. Fuori Tati. Per questi ultimi tre più recupero. Dai, occhio lì! Occhio bene, dai! Avete tre in barriera, Tampieri. Eruma. Pallone lungo. C'è Bartoli che chiude. La rimessa per la Samp. Oliviero. Cerca lo spazio per il cross. Poi posizione buona. Girata. Tentativo di Bragonzi, respinto. Poi la rimessa per la Roma. La Samp di certo ci ha messo tanta intensità, tanto cuore. Linari, c'è Azar. Cercata Vian che accelera, Vian è più rapido. Calcio di rigore. Giallo per Tampieri. Calcio di rigore per la Roma. Di fatto al 90esimo. Un altro passo Vian. Tampieri la batte. Possibilità per il 5-0. Arriva il fischio, minuto 91, è perfetta Linari, doppietta per lei, sono 5, il gol per la Roma.
manita giallorossa. Molinari che ha aperto lo score, potrebbe averlo chiuso al 91. Finisce anche il match di Giordano dentro Rosignoli. Vediamo quanto si giocherà ancora. ...91-15... non riesce Rum a trovare lo spazio per crossare. ...5 minuti di recupero, giocherà ancora per 3:30 circa. La Roma che giocherà con la Juve a rientro dopo gli impegni con la nazionale. Sampa invece di scena con il Pomigliano. La sesta giornata di Serie A femminile eBay. È stata una partita per la Roma. Sampa che ha giocato un buon primo tempo, probabilmente meritava di andare sotto. Chiaro che l'1-0 ha indirizzato il match, soprattutto ha dato tranquillità alla Roma. Tanto la torre, arriva il cross. Kumagai. Ancora tanti gol per la Roma dopo i 4 a Milan, i 4 al Como, i 5 al Pomigliano. Diventano 20 gol in 5 partite. Ha fatto una media di 5 gol. Ecco, di 4 gol, pardon, a Mecce. Per la terza partita di fila campionato la Roma non prende gol, se non dovesse cambiare ovviamente lo score da qui al 95esimo. Un bel test quello del 5 di novembre. Contro la Juve, è vero che non andrà a indicare poi un po' season tutto da vivere, però è una sfida importante, anche perché poi la Roma dovrà iniziare il suo percorso in Champions, che partirà il 15 di novembre contro il Bayern di Monaco. Energie che verranno un po' a mancare in campionato, anche se la rosa è molto ampia, molto profonda. La Roma che giocherà le sue partite di Champions non più in esilio a Latina, ma al Tre Fontane. Sono in corso i lavori di restyling dell'impianto. Sicuramente un'ottima notizia. L'unica italiana presente in UEFA Women Champions League. Un girone complicato, ma la Roma, anche se non ha l'esperienza del blasone, ha le carte in regola per giocarsela, per lottare con Bayern Monaco e Paris Saint-Germain. C'è anche l'Ajax, la prima apparizione nella fase a girone di Champions. È chiaro che, nonostante il brand, anche l'Ajax scarsa esperienza. Anche una rosa meno profonda, nonostante giocatrici importanti come Loikter, ospite Minami. Kramzar. Kumagai. Vada la connazionale Minami. Linari. Palla che passa
Palersinger. Si gioca ancora. Sempre l'austriaca Bartoli. La torre Tomaselli. Non arriva sul pallone. Arriva invece la parola fine. Samp 0, Roma 5. La Roma vince ancora la partita. La Juve una volta Vian, due volte a testa Giacinti e Linari. Questo è quello che ha raccontato la partita. Un risultato forse un po' troppo pesante per quello che ha prodotto la Samp, soprattutto nel primo tempo. Ha colpito due traverse, ha avuto la possibilità di andare avanti. Anche le parate di Cesar. A Roma però ha qualcosa in più, ha dimostrato anche oggi nel momento del bisogno. Linari ha preso per mano le compagne, ha aperto e chiuso lo score con un rigore, l'ha aperto con un gran sinistro dalla distanza. Tra poco faremo un passo indietro, andremo a vedere tutto quello che è successo nel match, tutti i gol. La Roma che ancora una volta vincente e convincente, vincente ancora una volta in goleada. Un motivo in più per sorridere per Spugna, è la terza partita senza subire gol in questo campionato. Dopo gli impegni delle nazionali ci sarà la Juve. Pomigliano invece per la Samp, tanti sorrisi sul volto delle giocatrici della Roma. Samp che deve ripartire soprattutto dal primo tempo. Una prova di orgoglio, di personalità e anche a livello qualitativo interessante. Una volta che è arrivato il 2-0 di Giacinti si è un po' sgretolata la Samp, si è un po' disunita. Alla lunga la Roma si prende l'abbraccio dei suoi tifosi. La squadra allenata da Spugna.